L'influencer Sophie Codegoni lo scorso fine settimana è stata ospite nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo ex Alessandro Basciano, col quale ha rivelato di essere attualmente in buoni rapporti, si è detto furioso della sua intervista. I follower dell'ex coppia già parlano di teatrino televisivo. Sophie Codegoni ricomincia la lite con Alessandro Basciano dopo Verissimo. Sophie Codegoni è tornata a Verissimo dopo un anno. Era l'autunno 2023 quando nel salotto di Silvia Toffanin aveva raccontato la sua versione in merito alla separazione da Alessandro Basciano. Poco dopo anche il suo ex, nonché padre di sua figlia, si era fatto invitare in studio. Da lì era nata un'ondata di accuse e polemiche. L'influencer un anno fa aveva svelato di essere stata tradita dal suo ex fidanzato e di aver subito violenze fisiche e verbali. Lo scorso sabato 5 ottobre, invece, ha ammesso di essere in buoni rapporti col padre di sua figlia Céline Blue. Secondo alcune indiscrezioni, però, sembrerebbe che Alessandro Basciano non abbia apprezzato il suo intervento a Verissimo. Non siamo una coppia, ad oggi ci vogliamo bene, ci rispettiamo tanto e questa è la cosa più importante. Lasciamo perdere cosa è successo in passato, aveva detto la Codegoni a Silvia Toffanin. Sembrerebbe che i due siano riusciti a ristabilire i loro equilibri nonostante il periodo molto turbolento che avevano passato. Siamo due genitori che si vogliono bene, ha proseguito l'influencer. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, l'amore ha molte forme, e ora quello che li lega è per la figlia Céline Blue. Alessandro Basciano, dopo aver visto l'intervista della sua ex, ha lanciato quella che per molti è una frecciatina velenosa. L'ex GFino ha pubblicato una storia su Instagram con l'emoticon dei popcorn, come per dire, mi sono goduto lo spettacolo. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione giunta da una fan che ha notato come il DJ abbia smesso di seguire Sophie dopo l'intervista a Verissimo. Probabilmente i loro rapporti non sono così sereni come sembrano. In molti sui social si chiedono se l'ex coppia non voglia tornare a fare una sceneggiata in televisione in merito al loro rapporto.